dodicesima partita di campionato di promozione Girone A. A Soccorso di Maggioni si affrontano Ventinella e Tiferno, in una giornata nuvolosa ma pronta a regalarci molte emozioni. Ventinella, che contro ogni pronostico passa avanti per due volte ma viene beffato nel finale, raccoglie comunque un ottimo punto contro la prima della classe. Al diciottesimo Pirchi supera la difesa ospite e scarica su Gigliarelli, che in tu per tu con Giunti batte a rete, ma l'estremo difensore ospite risponde presente mano in corner. Al 22esimo risponde la Tiferno con Pica, che si fa tutta la fascia destra, la mette al centro e trova un liberissimo Iacchettini, che da due passi impiega Iasciari in una grande parata. Al 41esimo cross perfetto dalla destra di Gazzani, che trova al centro Mancini, che incorna e fa 1-0 Ventinella. All'ottavo della ripresa trova il pareggio la Tiferno con Iacchettini, che trasforma in rete il corner battuto da Fattorini. E anche il tempo di battere il centro, che Ventinella si riporta in vantaggio con Gigliarelli, che ne supera due la piazza alla sinistra di Giunti e fa 2-1 Ventinella. Al 13esimo potrebbero chiudere la partita i padroni di casa grazie a un rigore sbagliato da Mancini. Al 16esimo reazione rabbiosa della Tiferno sugli sviluppi di un corner, ma è bravo Iasciari a ribattere il tapin e a negare così il pareggio degli ospiti. Al 21esimo Mencarelli lascia partire un destro dai 25 metri che impiega Iasciari in un difficile intervento che ancora una volta salva il risultato. Al 27esimo occasione Ventinella con Petti, che si libera dalla marcatura e entra in area ma non c'entra lo specchio della porta. Al 36esimo punizione dalla sinistra di Martinelli, che va direttamente in porta, ma ancora una volta Iasciari con l'aiuto della traversa dice no. Al 43esimo il Tiferno trova il pari dopo un batti e ribatti in area e Martinelli a spingere in rete la palla del 2-2. Al 45esimo infine ennesimo miracolo di Iasciari, che neutralizza la palla del possibile vantaggio per gli ospiti. Il finale è al comunale Ragni di Soccorso di 2-2 tra Ventinella e Tiferno, con i padroni di casa che fino alla fine hanno ambito 3 punti, ma gli ospiti sono stati bravi a reagire nel finale e a portarsi a casa un ottimo punto in chiave promozione. No, punti persi no, perché abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra che comunque è attrezzata, ha giocatori di esperienza, vedi Mancini, e quindi diciamo che alla fine per come è andata, forse per le occasioni sono due punti persi, però diciamo che il 2-2 l'abbiamo fatto a 5 minuti alla fine, quindi dai, va bene così, non si può pensare di vincere sempre. Oggi gli episodi non ci sono stati favorevoli, quindi probabilmente con un pizzico in più di fortuna oggi la partita l'avremmo portata dalla nostra parte. Daniel si è preso l'onere di calciarlo e purtroppo il portiere l'ha parato, ma io non ho nulla da rimproverare. Daniel ha fatto una partita da 10 in pagella e dopo gli ha fatto una gran parata al portiere. Speravo nelle ripartenze di poterla chiudere soffrendo, loro magari si potevano scoprire, come in effetti si è visto, insomma hanno giocatori di grande carratura. E però alla fine credo che la nostra squadra sia stata in partita anche soffrendo, però credo che da queste situazioni si possa creare un grande gruppo e una grande squadra dalla sofferenza. Quando acquisiremo una grande mentalità potremo giocare alla pari magari con loro. In questo momento abbiamo fatto la partita che secondo me andava fatta e anche il risultato un po' lo testimonia. Ripeto, avesse fatto sul gol la rovesciata per Daniel, oltre che essere felice per lui, credo che la partita sarebbe finita.